Altra brutta giornata per Rosalinda Cannavò al Grande Fratello VIP. L'attrice all'improvviso ha abbandonato il giardino per rifugiarsi sotto le coperte. Alcuni commenti di Dayane Mello sul suo avvicinamento a Zenga sembrano averla ferita tanto da scoppiare a piangere. Tutto ha un limite, sono stanca e la situazione è difficile. Voglio andare a casa, non ce la faccio più, dice esternando la sua frustrazione ai compagni d'avventura. Prenditi le cose belle e le brutte le metti da parte, le consiglia Stefania Orlando, che poi prosegue: forse hai sopravvalutato la persona. Rosalinda, delusa dal comportamento dell'amica, prosegue a piangere tra le braccia di Andrea Zenga. Per te è più difficile perché sei coinvolta, ma guarda anche gli altri, le suggerisce l'ex di Temptation. Stefania e Tommaso provano a farla ragionare consigliandole un altro approccio. Una persona che ti mette di fronte a queste situazioni non vuole il tuo bene, affermala Orlando con decisione. Non essere succube delle sue scelte, fai una scelta, tu, aggiunge invece Zorzi. Questo è egoismo, perché se vuoi il bene di una persona, ci rinunci anche un attimo. È stata una sua scelta togliersi da questa condivisione, nessuno l'ha allontanata, non si capisce perché.